Per tutti, prego, prego, lei vada, guardi, vada, vada, vada a riferire. Presidente, prego, prego, le assicuro prego. Che... No, no, non prego, ce l'ho per prego. Tutti, solo per lei, Presidente. Benissimo, mi fa benissimo, piacere, tanto onore. Prego. Anche a me. Articolo 85, Presidente. Sì. Io voglio sapere, lei ha detto che attiva l'articolo 85 bis per quanto riguarda la limitazione dei numeri emendamenti da discutere in quest'Aula. Quindi io vorrei capire, prima cosa, quali sono gli emendamenti che lei ritiene assorbiti, perché determina l'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 85 dice che gli emendamenti intermedi siano l'emendamento più vicino al testo originario rendono assorbiti gli altri. Vorrei sapere con quale logica lei determina che quegli altri siano assorbiti. Ma non sto chiedendo di emendamenti assorbiti, io sto chiedendo la segnalazione degli emendamenti, perché lei mi ha dato più emendamenti e io le chiedo la segnalazione. Se lei non lo fa, io metto in votazione i primi. Parliamo di due cose diverse, abbiate pazienza. No, Presidente, mi scusi, è la stessa cosa, perché l'85 bis prevede che se viene attivato il comma 8 dell'articolo 85, ovvero che lei quello che ha attivato per diminuire gli emendamenti, i gruppi possono, in aggiunta alle limitazioni che lei fa, fare una segnalazione di emendamenti, articoli aggiuntivi o subemendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun gruppo che abbiano provveduto a segnalargli a norma di prezzo e periodo non inferiore in media per ciascun articolo ad un decimo dei numeri deputati. Non c'è un limite massimo. E mi sorprende che lei, quando ha detto la Lega può presentarne solo 6, intanto non ha nemmeno attivato dei precedenti che addirittura hanno triplicato il numero di emendamenti minimo. Ma non solo. Lei, quando c'è stata ad applicare la tagliola, non ha avuto problemi ad attivare un precedente in quest'Aula. Quando invece la Lega chiede di discutere 15 emendamenti, non 15.000, 15 emendamenti per lei precedente sacro, però il precedente l'ha fatto bene con la tagliola. E concludo, Presidente, visto che prima, e sfrutto l'occasione così da non farle perdere tempo, visto che per lei è prezioso su questo argomento e visto come ha sfruttato bene la sua presidenza e l'oggettività della sua presidenza, che prima non ha avuto neanche la forza di darmi una risposta sulle mie contestazioni da regolamento, e perlomeno non pretendo che lei mi dia ragione, ma perlomeno mi dia una motivazione. Il comma 7 dell'articolo 24 recita, e lo dico a favore di tutti i colleghi, perché il rispettare il regolamento a tutela di tutti, dice: la conferenza dei presidenti di gruppo, con la maggioranza prevista al comma 2, ovvero i tre quarti, determina il tempo complessivo disponibile per la discussione degli argomenti scritti in calendario. E il comma 9 dice: qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2 alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguenza ripartizione, provvede la Presidenza della Camera. Non è stato fatto alcun tipo di discussione sui tempi destinati a questo provvedimento. Dopo capisco che la maggioranza può interpretare come vuole, dopo capisco che lei mi possa dire dei precedenti e della prassi, ma la prassi non può andare contro il regolamento. La prassi può ampliarlo, ma non può andare contro il regolamento. C'è un passaggio regolamentare che non è stato fatto, e quel regolamento deve essere rispettato. Grazie. Sì, allora, diciamo che si può parlare senza concitazione. Io ho cercato di spiegarle con molta tranquillità come funzionano le cose. È da prassi che la Presidenza si occupi di questo, lo sottoponga all'ufficio, alla conferenza dei capigruppo. In conferenza dei capigruppo a me è stato chiesto di raddoppiare il tempo, di raddoppiare il numero degli emendamenti. Voi eravate presenti, voi non avete fatto un'ulteriore richiesta. No, ha mandato la lettera chiedendo di quintuplicare, questo è irricevibile, e l'ha fatto dopo la capigruppo. In capigruppo il suo gruppo non ha fatto alcuna richiesta, dunque io non mi sento minimamente di aver fatto una cosa non conforme al regolamento. Deputato La Russa, prego.